Benvenuti amici, siamo in diretta dai nostri studi, oggi una puntata speciale, bella, dedicata ai nostri amici a quattro zampe, nello specifico dedicata alla salute del cane e del gatto. Allora, pensate un poco, anzi prima vi presento gli ospiti. Buonasera e benvenuto al dottor Matteo Lopolito, lui medico veterinario. Grazie. Come medico veterinario è anche Luca Tiano, Buon grazie di pomeriggio. essere qua, dottor Tiano. E poi salutiamo con molto piacere anche Teresa Capocasale. Lei è un educatore cinofilo e il nostro studio oggi è così molto vivo perché c'è la presenza di Schizzo, questo bel esemplare di Cocker Spaniel, è molto molto bello, poi vedremo Schizzo quanto è anche educato, grazie al lavoro di Teresa. Allora, pensate amici che più della metà delle famiglie in Italia, parliamo del 55,3%, ha in casa un cane o un gatto. Ecco, sicuramente l'animale più diffuso è chiaramente il miglior amico dell'uomo, cioè il cane, con un 55%, seguito a ruota dal gatto al 49%. Comunque non solo cani, gatti, ma anche criceti, tartarughe, pesciolini e quant'altro, che poi diventano, ormai lo sappiamo, veramente a tutti gli effetti componenti della famiglia. Comunque qualunque sia il cucciolo, il tipo di cucciolo che arriva a casa, l'atteggiamento dei proprietari non cambia, no? Nel senso che sicuramente ricevono tanto amore da questi amici a quattro zampe, ma ne hanno pure così come hanno veramente tante responsabilità, perché accogliere un animale a casa significa, no? È come se avessimo un neonato da accudire, da proteggere e quindi ci sta a cuore il benessere. E le persone, le figure professionali che in questo caso si interfacciano più frequentemente con i padroni sono proprio loro, i medici veterinari. Allora, dottor Lopolito, intanto volevo insieme a lei dare una definizione di animale domestico. Cosa intendiamo per animale domestico? Allora, come ci suggerisce il termine stesso, per animale da compagnia noi indichiamo tutti quegli animali che fanno compagnia all'uomo, che vivono nelle nostre case e vivono quindi insieme a noi. Oggigiorno sicuramente gli animali da compagnia più diffusi sono il cane ed il gatto, però c'è anche una piccola cerchia che vengono definiti animali non convenzionali. Come diceva lei prima, ovvero pesci, I uccelli, furetti pure, rettili, vediamo tanti i furetti furetti nelle pure, sì. case. Però ovviamente il cane e il gatto lo fanno da Poi ci padrone. sono anche gli appassionati degli animali esotici, Certo, no? C'è anche una sì. Che categoria che ama questi animali. devo dire che negli ultimi anni ha preso piede, Ne rispetto al vedete tanti passato. anche di Sì, questi ce ne proprietari? sono tanti, addirittura ci sono dei colleghi veterinari anche all'interno della nostra struttura che si occupano solo ed esclusivamente di animali esotici. Certo, perché poi insomma ognuno si occupa nello specifico di un tipo di razza, eccetera. L'abbiamo interrotta per dare un No, po'. no, no. Vabbè, comunque. Non si preoccupi. No, la cosa importante che volevo dire è che noi ogni qualvolta che facciamo entrare un cucciolo, che sia di cane, di gatto oppure di un animale non convenzionale, introduciamo un essere vivente all'interno della nostra famiglia. E quindi proprio per questo deve essere una scelta ponderata. Dobbiamo porci infatti alcune domande prima di adottare o di andare ad acquistare un animale domestico, ovvero se abbiamo il tempo necessario di dedicare adesso, oppure se abbiamo lo spazio necessario adesso, proprio perché se mentre per il gatto non c'è un notevole dismorfismo, in quanto tutte le razze di gatti morfologicamente sono simili tra di loro Oh, come dimensioni. dottore, lei mi dà proprio veramente, no, l'opportunità, perché io mi capita spesso di vedere, non capisco perché si ostinano, avendo a disposizione dei piccoli ambienti, magari di prendersi, che ne so, un molosso, un cane di grossa taglia, un pastore grande, eccetera.
immaginiamo tutti che sia una sofferenza per l'animale in primis, sì, sì. No? Sì, perché l'animale deve avere un determinato spazio a sua disposizione. L'animale ha dei bisogni fisiologici necessari, che ovviamente sono diversi in base all'età dell'animale, in base allo stato fisiologico dell'animale. Perché i proprietari si ostinano, pur non avendo spazi idonei, a far ricadere la loro scelta su questo tipo di razze? Molto probabilmente perché sono spinti dalla moda del momento. Magari la stessa televisione oppure tante pubblicità promuovono determinate razze in determinate epoche e quindi di conseguenza non si sceglie l'animale in maniera ponderata o con criterio, bensì si fanno un po' delle scelte avventate. Intanto vi ricordo, signori amici telespettatori da casa, che qualora vogliate porre delle domande ai nostri medici veterinari, alla nostra educatrice Cinofila, lo potete fare, il numerino lo avete sempre a disposizione in sovraimpressione, lo vedete, 0984 841720. Allora, tutti concordano, insomma, siamo tutti veramente d'accordo sul fatto che gli animali domestici siano veramente positivi, formativi, soprattutto per i bambini, i quali a volte scelgono proprio, no, la razza, si innamorano e quindi sono loro a scegliere, perché lo sentiamo dire, aumentano l'autostima, insegnano l'autostima, il rispetto, l'impegno e fanno vincere anche a volte la diffidenza verso la diversità. Allora, è importante però far capire ai bambini, no, che si tratta, come lei diceva, dottor Lopolito, di esseri viventi, non di giocattolini, anche se questo termine inglese ormai gira molto, della pet, no? Cioè, e quindi, però in realtà sono dei veri esseri viventi, quindi i bambini lo devono aver ben chiaro questo. Proprio perché hanno dei loro bisogni fisiologici e inoltre spesso i cani non conoscono il nostro linguaggio. Quindi sarebbe opportuno che noi conoscessimo, certo, il loro linguaggio, quindi anche le loro reazioni. Senta, se noi volessimo, e se lei dovesse dare un consiglio, per esempio, ad un piccolino o ai genitori, no? Dare un consiglio riguardo al tipo di razza canina, per esempio, da consigliare, ritengo che vada in base all'età, come funziona? Allora, io personalmente sono dell'idea che non esiste una razza per eccellenza, o non esiste, diciamo, un cane da consigliare o altro, ma tutto dipende dall'educazione che noi come proprietari, come detentori, gli andiamo ad imporre già dalle primissime fasi di vita. Quindi dal momento in cui arriva in casa il cucciolo, insomma, già lì dobbiamo... Sì, sì, è importante avere, diciamo, delle attenzioni particolari nell'educarlo in maniera corretta, come mi può confermare, certo, la collega. Certo, infatti appena arriva a casa sicuramente c'è questa fase dell'innamoramento, no? Però è chiaro che il padrone deve aver chiaro l'obiettivo, sì, e cioè quello di crescere un cane equilibrato, sì, o un cane obbediente, in poche parole un cane educato, sì, e quindi c'è bisogno di un addestramento di base. E qui chiamiamo in casa la nostra educatrice Cinofila. Allora, Teresa, dal momento in cui arriva in casa un cucciolo, c'è bisogno, insomma, di esserne consapevoli. Siamo davanti a noi un essere vivente, quindi che ha delle esigenze abbastanza importanti, bisogna avere il tempo, più che il discorso di spazio è proprio una questione di tempo, avere il tempo da dedicargli, il cane comunque ha dei bisogni, deve uscire, deve imparare le regole base, di avere un'educazione base, che è quello che normalmente mi si chiede di più, cioè un, sì, cane ben educato a vivere nell'urbano e... Certo, anche per... contesto cittadino, quindi. Sì, e perché in effetti c'è bisogno veramente, adesso lo sentiremo dalla tua voce, quali sono veramente i passi basilari, no? Che ne so, dargli un nome, per esempio. Allora, il nome di Roma, mi trovo tante volte a sentire dei nomi assurdi, veramente giganteschi. Noi abbiamo uno dei nostri nipoti preferiti che si chiama Tchaikovsky, è gigantesco come nome, infatti noi... Cieco, perché se no, certo, troppo per le lunghe non si riesce a percepire. Ricollegandomi anche al fatto di prima sulle razze, io penso che ci sia una sola razza, che è il cane. Quattro zampe e una coda, ed è abbastanza. Infatti principalmente io mi muovo nelle adozioni del canile,
l'educazione che faccio nasce proprio da lì. Schizzo, per esempio, è un'educazione abbastanza impostata grazie ai suoi padroni che da quando è arrivata a casa gli hanno dedicato un sacco di tempo, ed è un'educazione base che poi siamo andati, quando ci siamo conosciuti e innamorati, a sviluppare in tante cose. Non so se vuoi vedere qualcosa, ti faccio vedere quello che per me è l'educazione base del cane. Tu sei facciamo una simulazione, no? Sì. Tu sei intanto hai fatto un po' già, hai dato qualche lezione a questo, facciamo finta, no? Simuliamo, ecco. Un campioncino. Ecco, quindi lui ha già il suo nome, ha già il suo posto dove dormire, però diciamo questo padrone vuole insegnargli le prime basi, regole dell'educazione. Quasi tutti ti chiederanno il seduto. Il seduto è un'educazione base del cane che si chiama comportamento reverenziale, cioè lui va a fare una reverenza al padrone e riceve qualcosa in cambio. Schizzo lo conosce perfettamente, quindi sarà molto facile. Realmente si prende la crocchettina, parte tutto dallo stomaco del cane, si mette sopra il naso, Schizzo che lo conosce ti va già seduto. Normalmente andrebbe fatta una mezzaluna sul naso, posturalmente loro mi insegnano, il cane è predisposto ad andare indietro e quindi a sedersi. In questo caso lui lo conosce già e viene gratificato. Questa è un'altra cosa che bisogna fare sempre, gratificarlo. Dall'inizio alla fine della sua educazione, quindi anche quando inizia a fare i bisogni fuori casa, dirgli che è stato bravo, che ha eseguito il suo compito. È una questione di rispetto, cioè il cane non deve avere timore del padrone, ma rispettarlo. Io ti ho dato qualcosa, tu mi hai dato qualcosa. Schizzo conosce tutti i comportamenti base, tra cui un'altra cosa che mi chiedono spesso è il richiamo, perché spesso e volentieri posso liberarlo. Premesso che non sono d'accordo sul liberarlo perché non è educativo da parte del padrone, può arrivare la persona che non ha piacere che il cane sia libero, può arrivare chi li ama, però lui deve sapere che quando io lo chiamo deve venire, conoscendo il suo nome. Schizzo? E lui va e se lo va a prendere, un bocconcino, e comunque è ritornato dalla parte dove ero io. Normalmente questi sono i percorsi base, cioè schizzo vieni, schizzo siediti, è proprio il comportamento educativo base che è diviso in seduto, terra, resta, condotto al guinzaglio di non tirare, perché spesso e volentieri vediamo in queste grandi mole questa cosa abbastanza brutta del tiraggio. I cagnoni che magari trascinano i proprietari e non viceversa, no? Non sono, sono i cani che portano a passeggio i proprietari. Ma il loro bisogno. Schizzo è un cagnolino equilibrato, ma generalmente mi stanno chiedendo quasi tutti questa cosa dell'educazione. Allora, sappiamo che quando un cucciolo arriva in casa, no, tu hai fatto poco fa menzione ai bisognini, no? E allora sappiamo per esperienza vissuta o per sentito dire che spesso questi bisognini, insomma, loro non hanno poi un posto all'inizio specifico. No. Come all'inizio si fa? Bisogna avere tanta pazienza. Il cucciolo, proprio i dottori sanno meglio di me, fino a 6 mesi, 7 magari non trattiene lo stimolo, quindi andrà un pochettino come gli pare. Sicuramente quindi quella è la fase in cui il proprietario deve avere un po' più di pazienza, che è la fase inizialmente dell'entusiasmo, però anche di oddio l'ha rifatta di nuovo in casa, adesso lo riporto indietro, tante cose. Invece no, bisogna proprio in quel momento avere polso duro e abituarsi al fatto che ha delle esigenze. Normalmente quando sono cuccioli più di mezz'ora dopo il pasto non la trattengono, quindi in quella mezz'ora devi sapere che il cane deve uscire. A prima mattina, come noi abbiamo le nostre necessità, loro hanno loro, deve uscire. Da piccoli sicuramente è consigliato farli uscire più volte, poi da grandi schizzo una media di 3 uscite al giorno e riesce tranquillamente a non sporcare in casa. Però all'inizio c'è stata tanta costanza da parte dei padroni a insegnargli dentro no, fuori sì. Quindi gratificarlo tanto fuori. Certo, gratificarlo soprattutto essere, voglio dire, sicuri, non, perché anche il cane intanto non vuole le brutte maniere, no? No, quello come ti dicevo prima è temere il padrone, tu devi rispettarmi, non avere paura di me, perché poi si crea una relazione sbagliata in cui il cane poi si ricorderà di avere i denti prima o poi. Certo, e poi insomma anche da parte tua in questo caso che educhi, anche il tuo no deve essere un no ferreo e fermo. Io mi trovo ad educare il padrone, non il cane, cioè a far capire appunto al padrone guarda che stai sbagliando tu, perché lui la lingua italiana non la conosce, cioè io questa cosa potrei anche avergliela insegnato dicendo ciao, per lui il seduto non ha significato quello che io ho insegnato a lui, quindi avere molto rispetto del rapporto che ti crea. Anche il tono di voce, no? È importante. Il tono di voce è importante, per esempio, se io ti dicessi di chiamarlo, no? Schizzimino, ti faccio questi balletti. Se io chiamassi Schizzo e dicendo Schizzo, vieni qua! Allora io a casa, se mamma mi dice te ne è pronto! Non andrei mai. Certo. Se gli dico anche a lui Schizzo, vieni amore di Dio! È il tono di voce. E facciamo una cosa insieme. Se l'avessi mortificato non l'avrebbe preso.
Certo, insomma, il messaggio che deve passare allora è proprio questo, amici, no? Così come per gli esseri umani, anche per gli animali i modi sono fondamentali e sono importanti. Insomma, alla fine questo è. Teresa, so che ancora tu rimani con noi, no? So che devi andare via tra una mezz'oretta, quindi ancora abbiamo tempo. Allora, ritorniamo, dottor Lopolito, insomma arrivano questi cuccioli, abbiamo detto dei doveri che ha, di responsabilità che ha il proprietario e pensando sempre al loro benessere psicofisico. Sì. Quali sono, sempre approcciando e venendo da un punto di vista della salute dei cuccioli, i doveri che ha il padrone? Allora, una cosa importante è anche l'epoca in cui l'animale viene preso, ovvero l'animale dovrebbe stare almeno 60 giorni con la mamma. Questo è un punto fondamentale, proprio perché durante questi 60 giorni l'animale sia a contatto con la mamma e con i fratelli e quindi ha un suo sviluppo comportamentale e sociale, ma anche dal punto di vista sanitario. Infatti durante questi 60 giorni l'animale acquisisce una immunità passiva, ovvero gli anticorpi vengono trasmessi tramite il latte dalla mamma al cucciolo. Di conseguenza prendere un animale prima dei 60 giorni non è consigliabile. Dopodiché una volta che portiamo l'animale a casa, allora dovrebbe essere visitato appunto da un medico veterinario per iniziare le prime profilassi, che sono di routine le prime vaccinazioni contro malattie che sono trasmissibili, essenzialmente malattie di tipo virali, che avvengono tramite il contatto con altri cani. Una cosa importante infatti è non avere subito la fretta di portare a spasso il proprio cucciolo, di farlo uscire, di portarlo nella villetta e farlo giocare con gli altri cani, proprio perché l'animale è esposto a molti rischi se non è coperto da una corretta profilassi vaccinale, che inizia a 60 giorni e quindi a 6-8 settimane e si protrae per i successivi mesi di vita fino a 4-5 mesi mediante la somministrazione appunto di vaccini che sono, possono essere dei vaccini vivi attenuati oppure vaccini spenti. Un'altra cosa importante è valutare cosa vanno a scongiurare, cosa coprono questi vaccini? Allora, per quanto riguarda il cane, ci sono alcune malattie virali trasmissibili, in primis il virus della gastroenterite emorragica, ovvero il parvovirus. Che possono essere anche letali per... Certo, no? Che possono essere anche letali e sono delle patologie che se non sono prese in tempo possono causare la morte del cucciolo. È una fase molto delicata per il cucciolo. È una fase molto, molto delicata e proprio per questo è importante operare una... delle profilassi il più presto possibile. Un'altra cosa importante sono i parassiti che possono avere i nostri animali domestici, sia ectoparassiti, ovvero parassiti che sono presenti all'esterno, sul pelo, sulla cute, quale pulci, zecche, pidocchi, e sia endoparassiti, ovvero parassiti che sono presenti all'interno, nell'organismo del nostro amico a quattro zampe. E proprio per questo è importante effettuare... Parassiti tipo anche i vermetti? Sì, vermi che possono essere tondi o piatti e che possono essere diagnosticati soltanto mediante un esame coprologico che viene fatto appunto alla prima visita del cucciolo. E la stessa cosa vale per i parassiti esterni, che vengono eventualmente identificati e trattati durante la prima visita. Proprio per questo è importante tenere alla salute, diciamo, dei nostri animali e anche alla nostra salute, proprio perché alcuni parassiti possono essere veicolati all'uomo. Questa è una bella domanda, no? Che avevo in mente anche di farla. Ci sono appunto queste malattie quindi che possono essere veicolate all'uomo e ci sono anche quelle dell'uomo che possono passare, possa essere infettato, allora, il cucciolo. È più probabile, sono più frequenti le malattie che il cane può trasmettere all'uomo. Cosiddette malattie zoonotiche, cioè le malattie trasmissibili dal cane all'uomo. Ecco, sì. Quindi, insomma, con le vaccinazioni cerchiamo anche di dare
di difenderci da queste cose. Sì, sì. E con quindi... le vaccinazioni e con l'utilizzo di antiparassitari esterni ed interni per eliminare quindi questi parassiti che ci sono nell'ambiente questo... in cui viviamo. Certo, questo è proprio quello che accade nei primi mesi di vita del cucciolo, anche quando arriva poi a casa, magari certo, abbiamo, certo. Sono già passati 60 giorni canonici dal sì, quale sì. Non l'abbiamo separato dalla mamma. Quindi arriva a casa, arriva questa serie di step che sono sì. Fondamentali, importanti per la sua salute. Sì. E poi cosa succede? Allora, un altro aspetto importante da sottolineare è l'alimentazione. Perché noi spesso siamo abituati a pensare come al cane, al gatto, come un piccolo uomo. Certo. In realtà non è così, proprio perché loro hanno un apparato digerente diverso dal nostro, hanno degli enzimi differenti dai nostri. Posso dire una cosa? Sì, sì. Cioè, anche una volta, mi ricordo quando io ero piccola, no? Adesso c'è più conoscenza, c'è più informazione sicuramente, ma si tendeva di dare agli animali quello che magari si mangiavamo noi, oppure ciò che rimaneva, no? Adesso insomma sono un po' di anni che anche per quanto riguarda la loro alimentazione sì, sì. C'è più coscienza, consapevolezza, sì, più informazione. Sì, questa sicuramente non è una scelta corretta da fare. Nel momento in cui noi prendiamo un cane abbiamo due scelte per quanto riguarda l'alimentazione. Se andare incontro ad un'alimentazione commerciale e quindi utilizzare dei croccantini o dell'umido, oppure se attuare un'alimentazione casalinga. Allora io la interrompo un attimo e ripartiamo da qua, perché beh. Adesso ascoltiamo i consigli che ci danno le nostre aziende, io lo dico sempre, consigli di qualità e di convenienza, e quando ritorniamo in studio ripartiamo proprio da qui. Se scegliere, se fare, adottare un'alimentazione per i nostri cuccioli commerciali o più casalinga. Vediamo, a tra poco. Ho scoperto proprio adesso in studio che Schizzo non ama il suono delle sirene, vero Teresa? No, ambulanza. O forse vuole dare una mano, non lo so. Però l'ambulanza so, mi pare. Si abbaia, no? E quindi non lo so che cosa vuole, forse gli danno un po' fastidio, un po' come i botti di Capodanno, no? Sì. Che danno un po' fastidio. Mannaggia chi li fa ancora. Mannaggia chi li fa, sì, è vero. Allora, dottor Lopolito, stavamo parlando del tipo di alimentazione, lei stava dicendo per i cuccioli, poi ognuno, ogni padrone, no, può decidere se scegliere un'alimentazione commerciale piuttosto che fatta in casa. Commerciale, come dicevamo prima, noi intendiamo appunto i croccantini oppure il cibo umido nelle scatolette. Questi sono degli alimenti che sono studiati, formulati e soprattutto bilanciati. La devo interrompere di nuovo, sono veramente mortificata, ma abbiamo una telefonata, meglio se ascoltiamo la telefonata. Pronto? Buonasera. Buonasera. Da dove chiama? A me volevo fare una domanda. Sì. Da Cosenza. Prego. Volevo fare una domanda, io ho un cane che soffre probabilmente di alitosi, nonostante io continui insomma a dargli del cibo adeguato, crocchette spesso, però vorrei sapere se c'è una soluzione a questo. Sì, adesso le facciamo rispondere dal dottor Tiano, perché lui è, io lo posso definire dentista? Beh, sì, devo dire sì. Medico veterinario, dentista degli animali e dei cani. Esperto in odontoiatria, okay. Sì. Diciamo che ormai l'odontoiatria veterinaria, la veterinaria si sta via via specializzando nelle varie branche, come succede in medicina umana da ormai anni. Succede anche in veterinaria e una di queste branche è appunto l'odontoiatria e l'odontostomatologia. E per rispondere alla domanda della signora che ha telefonato da casa, sì, questo è uno dei problemi principali dei cani dai 4 ai 5 anni di età principalmente. Quanti anni ha questo cane, signora? Quanti anni ha il cucciolo? Ha chiuso? Ha chiuso, perfetto. Generalmente ecco, la litosi si presenta ai 4-5 anni di età quando c'è un forte accumulo di placca batterica e quindi di tartaro. Signora o signorina, quanti anni ha il suo cane? 5. Ecco, quindi 5 è anni. Giusto quello... Esatto. Sì, questa è l'età. Conferma. Sì.
E molto spesso, per agganciarci a quello che diceva poco fa il dottore, l'alimentazione, molto spesso questo tartaro si accumula proprio perché magari l'animale non effettua una buona e una corretta alimentazione. E a questo associato poi a fattori predisponenti che sono tipici, caratteristici del cane, magari spazi interdentali diversi, più stretti, tendono ad accumulare più tartaro. E questo forte tartaro crea ovviamente una litosi. Una forte così alitosi. Come gli esseri umani, insomma. Esatto, diciamo, specialmente per i cani che vivono in casa. Io credo che sicuramente questo cane vivrà in casa, quindi ecco, per i proprietari diventa complicato, sì, no? Sì, vive in casa con noi. Esatto, avvicinarsi perché si sente questo forte odore che in effetti è fastidioso. Gli spazzola lei i denti al suo cane? Gli spazzola i denti? Sì. No, perché no. Non sono al corrente, insomma, non so, esiste uno spazzolino, posso lavare i denti al questo, mio cane, ecco, fare magari anche una pulizia. Certo che sì, certo che sì. Esatto, abbiamo uno spazzolino qua da denti che può sembrare una cosa strana, ma esistono proprio dei spazzolini da denti che vengono utilizzati per i pet, cani perché o gatti. Perché c'ha doppie testine? La doppia testina, generalmente questa testina più allungata si utilizza per il cane o per i cani di taglia grande, quella più piccolina per i cani di taglia piccola o per i gatti. La cosa fondamentale è questa, molto spesso si legge anche su internet o sui giornali che è sufficiente spazzolare una volta, due volte a settimana i denti del proprio cane, sbagliatissimo, perché la placca batterica per diventare tartaro impiega 24 ore e dal momento in cui è diventato tartaro la semplice spazzolatura non è più sufficiente per eliminare questo tartaro. In quel caso, come il caso sicuramente della signorina... Che la placca è molliccia e il tartaro è duro. È molto duro, sì. Sì, e sì, quindi poi non riusciamo più a levarlo. A levarlo. Quindi in questo caso andrebbe fatta intanto una valutazione. Però non è difficile spazzolare? Ma no, sembra difficile, no. È molto complicato spiegarlo, ma poi l'operazione è semplicissima. Ovviamente bisogna abituare il cucciolo fin dai primi mesi di vita, 4-5 mesi, abituarlo a essere maneggiato in bocca, perché altrimenti poi diventa complicatissimo. E di questo ce ne darà conferma sicuramente Teresa. Vanno manipolati già da cuccioli. Già da cuccioli. Abituarli. Nel caso della signorina sicuramente noi la invitiamo a venire da noi nella nostra struttura per una consulenza gratuita per constatare insomma il problema, perché quando c'è un problema in bocca vanno prese 42 decisioni diverse, quindi una decisione per ogni dente. Questa è una cosa fondamentale a cui ci tengo a precisare. Sicuramente andrà fatta una detartrasi, volgarmente chiamata pulizia dei denti, per eliminare meccanicamente con degli strumenti questo tartaro che si è creato sui denti. Andiamo ad ablare il tartaro. Allora, signora, a fine signorino, signora non lo so, fine trasmissione le può, se ne ha voglia, poi richiedere un appuntamento per una consulenza gratuita dai nostri dottori. Va bene? Grazie. Va bene, la ringrazio, è stata davvero gentile. Grazie a lei. Sì, diciamo che insomma fino a un po' di tempo fa non ci pensavamo tanto, no? All'aspetto e alla cura della bocca e quindi la salute di bocca e denti dei cani e dei gatti, però in realtà ma fa bene anche per loro masticare l'osso? Ma ovviamente... Cioè giocare più che masticare, adesso magari sì, ho usato un termine improprio. Ovviamente da utilizzare dei giochi prettamente specifici per cani, per animali, e non utilizzare magari i giochi per i bambini anche per loro, perché potrebbero essere pericolosi e intanto potrebbero essere abrasivi e rovinare lo smalto dei denti, in questo caso avere l'effetto contrario, cioè andare a rovinare lo smalto dei denti significa accumulare ancora di più tartaro e placca batterica. Certo, certo. Allora, poi ci leghiamo anche all'alimentazione per la salute di bocca e denti. Assolutamente. E però vorrei finire, no, c'è un'altra telefonata, che è il nostro destino, dottor Lopolito, che ci vogliamo fare? Pronto? Buonasera. Buonasera, da dove chiama? Sono Maria e chiamo da Montalto. Prego, signora. Ecco, io vorrei approfittare della vostra gentilezza e chiedere un consiglio alla dottoressa, perché ho capito che tra poco dovrà andare via. Sì. Non è una dottoressa, però lei è una educatrice. Educatrice, perdono. Ok. Bene, educatrice. I dottori sono i maschietti, vabbè, in questa sera qua. Prego. Allora, volevo chiederle questo. Io ho un cagnolo, anzi, una cagnetta che ha un anno. Giovanissima. Me la sono vista catapultare in casa perché il mio figlio l'ha lasciata e è andato via. Ora, il problema è questo, io ho un piccolissimo giardino dove lei fa i suoi bisogni, si diverte un po', è ovvio che ha bisogno di uscire,
e io cerco di portarla fuori nei limiti del possibile. Però il problema qual è, educatrice? È che questa benedetta cagna, che è bella alta perché è un incrocio fra pastore tedesco e maremmano, un signor cane insomma, è, come dire, è, usiamo il termine proprio, mi tira. Okay. Siccome io ormai non so, sono diversamente giovane, avendo 65 anni, ho veramente difficoltà a portarla fuori perché rischio di brutto, insomma. Quindi non so se il caso allora, come lei no, magari esistono, mi andrà a consigliare, se sì, esistono assolutamente delle vuole educata questa benedetta cagnetto, o mi dica lei. Allora, esistono delle accortezze, come mi prima piace che la signora continua a chiamarla cagnetta. Cagnetta no, di allora 40 kg tipo. L'idea di una cagnetta. No, 40 kg non c'è, ma quasi 25 kg. Vabbè, comunque è un cane importante per la mole che ha. Sì. Allora, come sì. prima insomma consigliavamo di andare dal dottore, io commercialmente parlando consiglio, a livello commerciale abbiamo tanti educativo. Articoli, no, anche per articoli che possano aiutare questo tipo di persone. Ah sì? E di cane, sento che la signora ha una certa età, che è una ragazzina, però insomma il cane è importante, ci sono delle pettorine che si chiamano easy walk, facile passeggio. La trazione dal cane parte da qua, quindi quando andiamo a mettere collari il cane si strozza e tende a tirare ancora di più. L'easy walk invece hanno la trazione da qua, quindi il cane è portato a rallentare in maniera naturale. Un'altra cosa che si fa spesso è assecondare il movimento del cane, che è sbagliatissimo. Cioè, se il cane va verso sinistra, io mi fermo un attimo, aspetto che il guinzaglio smette di essere teso, perché il guinzaglio è il prolungamento del braccio, quindi il cane da lì avverte tutti gli stimoli. Se io lo strattone è un stai attento, stai attento, stai attento, no. Guinzaglio bello, rilassato. Se il cane tira verso sinistra, mi fermo un attimo, si rilassa, andrò esattamente verso destra. Cioè deve capire, sono io che ti sto portando. È il discorso che facciamo prima. Ho visto tanti cani portare fuori i propri padroni. Non va bene. Sì. Pazienza, polso duro, nel senso che tanta pazienza. È preferibile fare una passeggiata di 30 minuti e non di 3 ore col guinzaglio tirato. Cioè il tempo va gestito bene. Se io dedico 3 ore a una condotta al guinzaglio fatta male, è preferibile fare 15 minuti di condotta al guinzaglio fatta bene. Quindi magari anche fermarsi ogni 2 minuti se il cane tira, fargli fare i propri bisogni e rientrare in casa. E poi tu dici, con questa pettorina aiuta sicuramente. Può perché aiutare. È proprio il modo di tirare del cane. Spesso e volentieri io sento questi collari strettissimi con la rastrozzo che fanno queste cose del cane, che è un rantolo continuo. Invece ci sono tanti metodi nuovi per aiutare cane e padrone a lavorare bene insieme. Tutto chiaro? Sì, è chiaro. Quindi sono io che devo prendere degli accorgimenti, come lei giustamente è molto chiaramente mi ha suggerito. E io pensavo che addirittura di cambiare guinzaglio, mettere quelle pettorine magari che pettorine fossero... esistono anche proprio dei guinzagli chiamati da addestramento, che portano il cane ad avere delle diverse lunghezze dal padrone. Cioè quello che desideriamo tutti è la condotta al piede. Spesso e volentieri non ci si arriva, però si può arrivare al che il cane cammini un passo avanti a noi, che va anche bene. Non è, cioè non pretendiamo i cani soldato assolutamente. Certo, non lo pretenderei neanche io. No, il cane è bello se resta cane. Quando poi diventa sì. un'altra cosa, no. Ok, grazie, grazie. Io grazie. Siete state molto cortese. Buona serata. Grazie a lei e speriamo che questa cagnetta cominci a darle più soddisfazioni da questo punto di vista, no? Perché poi insomma gli ausili ci sono e quindi ne possiamo approfittare. Allora, ritorniamo, ci eravamo interrotti sul tipo di alimentazione. Cosa è preferibile? In genere cosa si sceglie di più? Allora, il tipo di alimentazione che si sceglie di più è quello commerciale, perché è più semplice da somministrare. Il proprietario comprerà il pacchetto di croccantino o di alimento umido e lo somministra al cane, mentre l'alimentazione casalinga è più laboriosa da fare, proprio perché deve essere un'alimentazione bilanciata e stilata ovviamente da un medico veterinario. E deve essere eseguita correttamente, quindi ricollegandomi a ciò che diceva lei prima, che in passato utilizzavamo gli avanzi da somministrare al cane come cibo, questa e cosa questi cani si ammalano delle stesse malattie degli umani, certo, quindi non certo. so, pensiamo al diabete, pensiamo, no? Certo, e proprio per questo è importante la scelta delle materie prime, sia che parliamo di croccantini che parliamo di alimentazione commerciale. Un altro appunto che volevo fare è anche l'età fisiologica del cane, ovvero come cresce un bambino,
che diventa adolescente, dopodiché diventa adulto, uomo o donna che sia, anche i nostri animali hanno vari step durante la loro vita e quindi anche per quanto riguarda l'alimentazione, così come per quanto riguardano le prevenzioni da malattie o altro, ci sono degli accorgimenti da adottare. Infatti il cucciolo ha delle esigenze nutrizionali diverse rispetto ad un cane anziano e quindi sia per quanto riguarda l'alimentazione commerciale esistono delle linee appositamente studiate in base all'età del cane. Nei cuccioli daremo il cibo puppy o kitten, puppy per il cane, kitten per i gattini, che sono sia come dimensioni adatte a loro, alla loro masticazione. Non possiamo prendere una crocchetta per un cane di 50 kg, che è grossa a 2 cm, e somministrarla ad un cucciolo di 400 grammi. Quindi anche questo è importante, nonché anche le esigenze nutrizionali, come dicevo prima, sono diverse, quindi questo va tenuto presente. Bisogna tener conto di questo. Sì, sì. E, per esempio, per quanto riguarda invece l'alimentazione che si fa a casa, sì. Per esempio il gattino, io mi ricordo una volta c'erano le ciotoline con il latte. Sì. Allora, la stessa cosa nel gattino, anche qui noi, il gatto è un animale più complicato, tra virgolette, da gestire rispetto al cane, soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione, perché come dico sempre io, il gatto mangia con il naso, il cane invece mangia con la bocca, questo perché? Perché il gatto qualsiasi cosa, prima di metterla in bocca, la annusa. Il cane invece no. Questo è dato dal fatto che il cane presenta più papille gustative sulla lingua, il gatto invece ne presenta di meno. E quindi anche questo non è semplice, somministrare un'alimentazione casalinga al gatto, proprio perché il gatto va molto a gusto, il cane invece un poco meno. Per quanto riguarda la storia del latte, anche qui c'è bisogno di fare un appunto, perché sì, noi non possiamo somministrare del latte, per esempio che troviamo al supermercato, di mucca ad un gatto o ad un cane, proprio perché le esigenze nutrizionali sono molto diverse, anche la costituzione del latte stesso è differente e quindi potremmo andare a creare dei problemi, dei dismicrobismi, dei fenomeni di dissenteria nell'animale. E quindi il latte non va somministrato, non è proprio consigliabile. O meglio, se sono dei cuccioli che ancora non sono stati svezzati, allora va somministrato un latte che il più possibile si avvicina al latte di cane. Esistono in commercio dei latti in polvere che sono appositamente studiati, però li daremo fino a 40-50 giorni, dopodiché iniziamo a svezzare l'animale. Ma questo se si tratta di cuccioli che sono stati presi precocemente o perché magari sono stati abbandonati dalla madre, o per un'altra qualsivoglia ragione. Certo. Allora, io vedo che Schizzo adesso è una posizione di... È a casa sua, no? Adesso è proprio tranquillo. Però so che lui è molto amato dai bambini. Tu mi dicevi, anche se un po' lo stressano questi bambini. Ma parecchio. Nei periodi estivi di chiusura a scuola. Allora, questo ti volevo chiedere, Teresa, quando dei bambini molto piccoli, no, si trovano proprio a vivere l'esperienza di un cucciolo, che sia di cane o di gatto, qual è il rischio anche che questo piccolo cucciolo di animale si possa stressare per via dei bambini? Allora, il bambino per il cane è un soggetto difficile da capire, no? Perché il bambino, l'abbiamo detto prima, strilla, l'abbiamo detto tra di noi, fa dei movimenti, magari prende, corre, il cane non capisce, il cane quando vede qualcosa in movimento per lui parte l'istinto dalla caccia, che sia un cane da caccia o no, è una preda, quindi è come dicevi tu, quando arriva il cane bisogna valutare tutti i membri della famiglia e valutare quale sia il cane migliore, quale sia il contesto migliore e educare anche il bambino ad avere rispetto. Il cane rispetterà il bambino se il bambino rispetta il cane. Io vedo anche sui social spesso e volentieri nostre mamme che fanno i video ai bambini mentre tirano le orecchie al cane. Cioè, se il cane decidesse di prendere e mordere le orecchie al bambino, come la vediamo? Certo. Bisogna educarli tutti e due. E torniamo sempre all'educazione. Educo più i padroni che i cani. Certo. A rispettarsi a vicenda. Il bambino deve rispettare tutti quanti i bisogni del cane, i propri spazi, non andare magari a mettere le mani nella ciotola, quello è proprio una cosa che non si fa, a meno che non si abitui il cane da piccolo. Telefonata, pronto? Salve, buonasera. Ciao. Mi fanno una domanda. Prego.
Allora, c'ho il mio cane che è un Labrador da un anno e mezzo e soffre spesso di sanguinamento delle gengive. Da che cosa è dovuto e quali sono i rimedi ovviamente da poter utilizzare per non far sì che questo cane perda sangue in continuazione? Quindi un Labrador, un bel cane o anche una bella razza bella di razza. Cane che avrà un po' di gengivite. Sì, sì, sicuramente si tratta di gengivite. Il discorso di prima, la litosi è una delle conseguenze della gengivite e viceversa. Diciamo che ecco, se non si interviene immediatamente, perché la gengivite, l'arrossamento, il sanguinamento è un campanello d'allarme, ci deve far rendere conto che c'è qualcosa che non va. Probabilmente corretta l'alimentazione, ecco ritorniamo sempre al discorso dell'alimentazione, ma a questa va però associata una buona e corretta igiene orale. Lo spazzolamento è uno di questi, perché ecco, la gengivite attraverso delle terapie farmacologiche... Possiamo vedere anche sul modello... Ecco, qua sul modello noi... Possiamo notare benissimo... Quali sono i movimenti che deve fare il padrone, no, per spazzolare i denti al micio o al cagnolino? Allora, intanto dobbiamo... Ecco qua, in questo caso va bene lo spazzolino, quello cane. Più largo, per cani, fare una spazzolatura sui denti e non sulle gengive, perché sennò altrimenti andiamo a peggiorare ancora più, perché già una gengiva irritata, andarci a strofinare sopra significa andare ancora di più a rovinare la gengiva stessa. Quindi si fa uno spazzolamento in senso rotatorio, non bisogna strofinare con forza. Basta con delicatezza, però frizionare bene in un senso rotatorio sull'elemento dentale e farlo partendo principalmente dai molari, dai premolari e poi arrivare ai canini, ai denti incisivi. Basta perdere un secondo e mezzo di tempo per ogni dente, più che sufficiente. Quindi sia poi, per l'arcata inferiore che per l'arcata superiore, parte da giù. Se non si interviene. Ma soprattutto dobbiamo ricordare che questa sarebbe una buona pratica, l'igiene orale, da fare subito per i vostri cuccioli, perché poi magari avreste difficoltà a fargli aprire la bocca, a maneggiare nella sua bocca. Esatto, abituarli da piccoli ad essere trattati in bocca, ad essere maneggiati in bocca. 6-7 mesi di età è l'età giusta per abituarli a questo. Se non si interviene, la gengivite poi diventa parodontite, perché la gengivite, al contrario della parodontite, che sono due patologie differenti, la gengivite è una patologia che con delle attenzioni, con delle terapie farmacologiche, strumentali, riusciamo a ritornare a una gengiva sana. Se la gengivite non viene curata, diventa parodontite. Una volta che si è installata questa malattia, che è la malattia parodontale, noi non possiamo fare più nulla per poter tornare indietro. Ecco, ricordiamo, dottor Tiano, quali sono anche le conseguenze di una... parodontite seria, più insomma di uno stadio, in uno stadio avanzato e anche conclamato. Assolutamente. Per il cane, così come per l'uomo, anche per il cane c'è una conseguenza. Sì, in realtà la patologia umana e animale è quella, drasticamente non cambia poco. Ovviamente una volta che si è instaurata questo tipo di patologia, noi dobbiamo cercare di rallentare il processo, quindi di cercare di evitare che la patologia vada avanti, perché se non si interviene il quadro termina con la perdita di tutti gli elementi dentali. La malattia parodontale non è altro che una patologia che va a colpire il tessuto di sostegno del dente, quindi si crea mobilità dentale, un dente che si muove, un dente che fa male, il cane comincia a non mangiare, quindi ad avere anoressia. E ovviamente, essendo una carica batterica così importante in bocca, possono scaturire da ciò anche problemi a livello sistemico. Quindi ecco, prevenire questo tipo di patologia significa tutelare la salute generale del proprio cane. Certo, certo. E poi, scusami Teresa, ma io ho visto nel break, prima che abbiamo fatto di pubblicità, una cosa bellissima. Che vorrei... Lo svegliamo, dai, mi dispiace, ma dobbiamo svegliare, perché ha fatto una cosa troppo simpatica. Pensate, lui si mette in posa quando qualcuno gli deve fare una foto, e siccome specialmente sia tra adulti che tra i bambini, ecco, lui è molto richiesto, gettonato. Hanno voglia tutti di farsi o un selfie, una foto con lui, lo vogliono in qualche maniera fotografare. Allora, guarda, se vuoi ti insegno pure un trucchetto per fare i vari selfie, cioè basta avere il telefono e mettere la crocchetta sopra il telefono. Se un cane ha in memoria il guarda che lui ha, cioè il guarda si insegna così, è un'altra cosa. Crocchetta sul naso, occhi negli occhi, guardami. Si premia nel momento in cui il cane continua ad avere questa costanza. Per fare il selfie perfetto, crocchetta,
telefono ipotetico, guarda, i suoi occhi sono qui, non sì. sono altrove perché è molto concentrato qui. Guardate, ha fissato la sua mano, lei sta facendo finta di avere un cellulare in mano e lui è rimasto tutto il tempo, guardate, quando lei gli dà il comando, lui praticamente fissa questo telefono immaginario, è eccezionale. Complimenti a Teresa e complimenti a Schizzo perché veramente se lo meritano. Schizzo, e quindi a favore di campo. Ecco, adesso andiamo un po' più a favore di telecamera, vediamo che cosa combinano. Guardate il farfallino che è... Bravo ragazzo! Ecco. Bravo. In questo caso Teresa ha posizionato questo croccantino proprio davanti all'obiettivo della telecamera e lui ha guardato lì. Insomma, ci sono questi trucchetti e lui devo dire che è un ottimo allievo. È un ottimo allievo. Allora dicevamo, così come è importante l'alimentazione, abbiamo sentito al dottor Lopolito, poi insomma ognuno sceglie, certamente abbiamo sentito, sceglie il tipo di alimentazione, è chiaro che quella commerciale è quella più richiesta perché ormai con i ritmi incalzanti che si hanno un po' in tutte le famiglie, cosa c'è Michele? No, perché lui ogni tanto mi fa dei gesti, ah adesso sì. Va bene, allora intanto saluto perché so che deve correre via Teresa Capocasale, ci dispiace per te ma ci dispiace anche per... Vai. Rapida indolore. Prima della... Ti devi abbassare che è un po' nano però. Che devo fare Teresa? Nasconditelo nelle mani e chiedigli dove si trova. Dov'è? Grande, andiamo a lavoro. Grande. Ciao. Bravo. Allora Teresa, sicuramente non sarà l'ultima volta che ci vediamo, perché poi insomma andando avanti con le nostre puntate capiterà senz'altro, anzi abbiamo pensato insieme, lo anticipiamo anche ai nostri telespettatori, di far vedere anche un altro tipo di allenamento, intanto perché vi dico che c'è una bella differenza tra l'educatore cinofilo e l'istruttore e quindi poi ci piacerebbe che Teresa ci facesse vedere anche alcuni dei suoi allievi al lavoro in spazi che siano diversi da quelli di uno studio televisivo, per cui spazi più aperti dove veramente goderci gli esercizi e i risultati del lavoro che fai, che sono veramente eccezionali. Complimenti ancora a Teresa e complimenti a Schizzo. Noi ci fermiamo per la pubblicità, ritorniamo tra poco. Eccoci qua, ritornati. Allora, stiamo ripercorrendo un po' passo dopo passo l'arrivo di un cucciolo a casa e di tutte quelle precauzioni che i padroni devono adottare per far sì che insomma questo cucciolo stia bene. E poi insomma arriviamo che diventa grande, abbiamo detto quanto sia importante rispettare il calendario delle vaccinazioni, no? Perché poi non c'è solo quella che si fa appena... E cuccioletto. No. Dopodiché le vaccinazioni andrebbero ripetute ogni anno per quanto riguarda quelle delle malattie diciamo più frequenti. Oppure ci sono anche alcune vaccinazioni che vanno fatte ogni 6 mesi. Ovviamente dipende dall'habitat in cui il cane vive, dalla regione in cui il cane vive. Il territorio incide moltissimo sulla scelta dei protocolli vaccinali, questo è fondamentale, quindi molto spesso è il veterinario che decide in base all'ambiente dove vive il cane, se vive all'esterno o vive all'interno, cane o che sia gatto è la stessa cosa, e quindi è il veterinario che poi consiglia il protocollo più adatto a quel cane in base, ripeto, al territorio in cui vive. E non solo i vaccini, ma anche la prevenzione per i parassiti esterni, come diceva poco fa il collega. È vero che adesso noi ci stiamo avvicinando a delle temperature sempre più tropicali, quindi ormai le pulci, le zecche che solitamente erano presenti solo nei periodi estivi, nei periodi più caldi, oggi li troviamo tutto l'anno, quindi è opportuno comunque proteggere l'animale con dei prodotti, che ce ne sono tanti in commercio, collari, spottoni, sempre sotto ovviamente il consiglio del medico veterinario, utilizzare questo tipo di protezione. Certo, lei dice se è un cane che vive in casa e che magari non sta trascorre poco tempo all'aperto, magari ci sentiamo anche di non consigliare quel determinato tipo di vaccino. Esatto, no? Magari indicarne un altro o scegliere di vaccinarli in periodo diverso. Questo ovviamente dipende, è molto soggettivo, dipende molto dal cane e dalla condizione in cui vive.
Certo. Vi è capitato, adesso non so, adesso faccio una domanda così che mi è venuta in mente adesso, ma possono anche, possono dare delle reazioni anche ai nostri amici a quattro zampe, i vaccini? Sì? Sì, sì, certo, perché noi andiamo a somministrare dei virus che sono stati attenuati. E ci possono essere alcuni soggetti, così come in medicina umana, anche nel nostro ambito, quindi sia nel cane che nel gatto, che sono sensibili a determinate valenze che sono presenti nel vaccino, o addirittura possono essere sensibili a degli additivi che costituiscono il vaccino stesso, e quindi possono determinare delle reazioni di ipersensibilità, che possono essere più o meno gravi. Di solito si possono avere delle reazioni immediate, e quindi nell'arco di 5-10 minuti dalla somministrazione, che possono essere anche gravi per l'animale. Si parla di shock cardiocircolatorio, vasodilatazione, calo della pressione, e quindi proprio per questo anche la vaccinazione, essendo un atto medico, può essere effettuata soltanto dal medico veterinario. Certo. Proprio perché il vaccino non deve essere considerato come la punturina che si fa ogni tanto al cane, bensì il vaccino è preceduto sempre da una visita clinica che si va a, nella quale si va a valutare lo stato dell'animale, di salute generale. Dopodiché viene effettuata la somministrazione del vaccino, e dopodiché si valuta se questo vaccino può avere delle reazioni oppure meno, e eventualmente intervenire tempestivamente. Quindi si mantiene per un breve periodo sì, anche? Sì, per 10-15 minuti. Studio si mantiene un po' l'animale in osservazione. Sì, sì, nel frattempo scambiamo due chiacchiere con il proprietario, giochiamo con il cane e quindi lo manteniamo in osservazione per 15-20 minuti. Dopodiché il cane può andare a casa e quindi diciamo dovrebbe essere scongiurato il rischio di una reazione. Qual è il periodo di maggior lavoro per voi medici veterinari, per il servizio? No, per le, Sì, diciamo il periodo prevalentemente che va sulla primavera, quando comunque si sta organizzando la vacanza, e ormai il 90% delle persone che hanno i cani li portano con loro in vacanza, quindi vengono per i controlli, e questo succede anche al rientro dalle vacanze stesse. È, diciamo, il picco dove noi lavoriamo in maniera più affluente. Questo è il... Certo, sì, insomma, anche prima di andare in vacanza, poi ognuno deve prendere un controllino, ovvio. Certo, anche perché poi spesso quando si portano i propri animali in giro, no? Fosse anche per una passeggiata sotto casa, o fosse anche insomma in un viaggio, come lei diceva, eccetera, insomma, portare e accompagnarsi a questo animaletto che sta bene in salute, perché può anche provocare, non so, un morso ad un terzo, ad un estraneo, no? Una persona che magari passa, eccetera. E questo rientra anche nel fatto di cui parlavamo prima, cioè delle responsabilità del proprietario. Sì. Quindi, insomma, ritengo che sia giusto e doveroso. Ma vi capita anche di avere a che fare con le persone, i padroni un po' più sbadati, che magari scordano? Non tengono bene in mente questo calendario delle vaccinazioni, esatto. Vi capita? Sì, ce ne sono tanti, ma questo ovviamente non perché non tengono all'animale in maniera particolare, perché purtroppo la vita frenetica di tutti i giorni a volte ci fa dimenticare questo. Noi infatti all'interno della nostra struttura abbiamo cercato di venire incontro a questi proprietari un po' più sbadati, proprio ricordando a loro stessi con una telefonata che magari 4-5 giorni prima della scadenza del vaccino, proprio ricordandogli di venire a far visita. Ricordandogli la scadenza, insomma, esatto. Quindi voi siete anche di grande aiuto in questo. Allora, dicevamo che lei, dottor Tiano, insomma, si occupa più della parte... Sì. Diciamo odontoiatrica, sì. Posso farle una domanda? Siccome insomma fino a qualche tempo fa non era poi così tanto praticata, no? L'odontoiatria. No, assolutamente, assolutamente. Ecco, da quanto tempo? Diciamo da qualche 10-11 anni anche si è capita l'importanza dell'odontostomatologia, dell'odontoiatria
anche in medicina veterinaria. E devo dire che questo, perché comunque sono considerate che la malattia periodontale di cui parlavamo prima fa parte delle 5 più importanti malattie, quelle più comuni dei nostri pet, quindi necessariamente si è dovuto per forza occuparsi in maniera particolare di quella branca, anche perché come la medicina umana, anche la medicina veterinaria fa dei passi da giganti, ci sono degli aggiornamenti continui e il medico veterinario non riesce ad aggiornarsi su tutto e quindi è preferibile, se si vuole dare il massimo della professionalità, scegliere una sola branca e seguire quella. Settorializzare, insomma, certamente. Ormai è così, perché insomma, come lei giustamente diceva, se vogliamo offrire qualità, esatto, poi in medicina in generale, in tutti, no? Medicina umana, anche in medicina veterinaria, perché è giusto che sia così, perché secondo me insomma riusciamo a dare delle risposte più di livello e di professionalità per... E quindi dicevamo, da un po' di anni se ne parla tanto e lei, ecco, ritengo che insomma all'inizio forse non ha avuto, ancora sarà nella fase educativa. È stata una scommessa azzardante, questo ci mancherebbe altro, e però che mi ha portato poi col tempo delle grandi soddisfazioni. Io addirittura all'interno della mia struttura ho riservato una sala proprio al discorso dell'odontoiatria. Abbiamo un riunito dentale che è molto simile a quello che utilizzano i dentisti in umana. Com'è la poltrona del riunito? Non c'è la poltrona, ma c'è il tavolo, ecco, quella è l'unica differenza, però per il resto insomma la strumentazione è quella. E quindi questo ci consenta pure di intervenire anche in situazioni veramente estreme, dove sarebbe impossibile intervenire se non fossimo a conoscenza di determinate patologie, di determinate tecniche, ma soprattutto a avere a disposizione delle attrezzature che ci consentono di operare con tranquillità. Certo, quindi lei, secondo la sua esperienza, anche i proprietari di questi animali, cioè hanno più... Devo dire sì, devo dire che apprezzano molto questa cosa, anche e soprattutto i consigli che gli diamo, per cui ecco, all'inizio bisogna spiegargli un pochino com'è, perché spiegare ai proprietari di spazzolare i denti, insomma, è fuori dalla cultura normale, diciamo. Quindi è stato difficile ed è difficile ancora tuttora fargli capire quanto è importante l'igiene orale, ma soprattutto poi alla fine bastano pochi minuti, ecco, al giorno per riuscire a dare... A garantire un buon stato di salute. E dicevamo prima di andare in pubblicità, quando ci siamo fermati poc'anzi, appunto, così come è importante l'alimentazione, no? Dare un occhio, avere un occhio attento per l'alimentazione per gli umani, così anche va bene per gli animali, no? Per esempio, che ne so, facciamogli anche mangiare delle cose più croccanti rispetto... Sì, ovviamente, l'alimentazione ovviamente... Parliamo della salute di bocca e denti in questo caso. Bocca e denti, certo, masticare diminuisce un po' l'accumulo di tartaro, ma ovviamente quello da solo non piuttosto basta. Certo, certamente, no, è sempre riferito ai suggerimenti e ai consigli sull'alimentazione, certo, no? Certo. Perché effettivamente magari somministrare anche ai nostri amici cuccioli sempre dei cibi mollicci, cremosi, no? Non favorisce anche questo accumulo di placca batterica, quindi anche in questo caso riusciamo a, certo, come giustamente dice il dottor Tiano, non è tutto, ma è importante, tanto ormai in commercio si trova di tutto, abbiamo sentito. Praticamente di tutto, sì. Si trova di tutto, avete visto questo spazzolino, ma gli spazzolini, ecco, se io vado e voglio comprare uno spazzolino per il... mi verrà venduto uno spazzolino così con la doppia testina? Sì, generalmente questi sono quelli più comuni, no, ci sono anche quelli che sono singoli, poi ovviamente sicuramente il negoziante chiederà la dimensione del cane o la razza o del gatto e viceversa. Meglio ancora se si porta lì il cane, in maniera tale da capire meglio, in base alla conformazione della bocca, quale spazzolino scegliere. Oltre allo spazzolino ovviamente ci sarà anche il dentifricio, sono dei dentifrici a base di erbe particolari come la Scophyllum nodosum, che è un'alga dei mari del nord, che consente insomma, attraverso poi la saliva, un'azione battericida che va a eliminare un po' quelli che sono i batteri, i protagonisti della placca batterica. Responsabili poi ovviamente
un buon supporto, poi c'è tutto il resto, e l'alimentazione, e le abitudini sbagliate che molte volte vengono inculcate, come dicevamo prima, dai proprietari, giocare con qualcosa di rugoso che va a rovinare lo smalto dei denti, questo non fa altro che favorire ancora di più l'accumulo di placca batterica. Sì, infatti magari si vede anche il cane che prende, gioca con i sassi, no? Esatto, quindi quello sì, è da evitare, assolutissimamente. Oltre a rovinare i denti, poi possono succede? Diventare corpi estranei, se vengono ingeriti. Esatto. E quindi poi in quel caso si deve intervenire d'urgenza. Sì, è molto frequente. Principalmente perché, nei cuccioli questo cane. Perché i cani, come dicevo prima, mettono in bocca qualsiasi cosa, soprattutto nei primi mesi o nel primo anno di vita. Infatti è frequente che i cani giovani, o soprattutto determinate razze che magari sono molto giocarelloni, pensiamo ai Labrador, che fanno qualsiasi cosa gli viene davanti, se la mettono in bocca. Certo. E quindi c'è il rischio di ingerirle e dopodiché questi elementi si comportano come dei corpi estranei nell'apparato digerente dell'animale. Ma in questo caso l'animale che sintomo? Allora, in questo caso... come fa il padrone a capire che ha ingerito un corpo estraneo? Sì, sì, allora, uno dei primi sintomi è il vomito, proprio perché il corpo estraneo, in base a dove va a localizzarsi lungo l'apparato digerente del cane, andrà a stimolare dei recettori che provocano il vomito. Il vomito non è nient'altro che un meccanismo di difesa che l'organismo mette in atto nei confronti del corpo estraneo o nei confronti di una sostanza tossica. Come è frequente infatti l'ingestione di un corpo estraneo, è piuttosto frequente purtroppo l'ingestione di tossici, di veleni, che possono essere messi intenzionalmente o meno dall'uomo nei nostri cuccioli. E quindi i primi sintomi sono vomito oppure diarrea, in base alla localizzazione del corpo estraneo. Il cane quindi va il prima possibile valutato da un medico veterinario, e vanno fatte anche delle diagnosi, diciamo, collaterali, mediante dei mezzi diagnostici avanzati come l'RX, come l'ecografia, per valutare la gravità della situazione e per valutare come è possibile rimuovere eventualmente quel corpo estraneo mediante intervento chirurgico eventualmente. Dottor Tiano, quanto è importante anche, insomma, nell'ambito del discorso odontoiatrico, anche controllare ai cuccioli la dentizione, i denti da latte, tutto esatto. Quanto... Esatto, questo è un altro aspetto fondamentale, ecco, controllare i dentini, perché molto spesso i denti, i cosiddetti denti decidui, che poi sono i denti da latte, che vengono cambiati a 6-7 mesi di età, molto spesso vengono sostituiti da quelli definitivi, però molto spesso rimangono sia il dente da latte che il dente, in quel caso bisogna intervenire con l'estrazione dell'elemento dentale, perché altrimenti lì l'accumulo di tartaro è maggiore e poi andiamo incontro alle patologie che abbiamo spiegato poco fa. Certo, anche l'occlusione è importante, una buona occlusione è importante. Esatto, certo, poi la conformazione del cane, sì, ci sono difetti congeniti del cane, quindi ci sono alcuni cani che sono più predisposti ad avere problemi dentali proprio per una conformazione tipica del cane. Certo, certo. Bene, allora siamo veramente in chiusura e non so se io insomma, con le telefonate ci siamo interrotte, però vi dico che abbiamo ancora qualche secondo a nostra disposizione, se volete completare, possiamo andare avanti? Sì? Ok. Abbiamo qualche minuto in più, quindi. Abbiamo qualche minuto in più, benissimo. Allora, quindi abbiamo detto che anche per quanto riguarda questo argomento è importante. Insomma, io ci trovo molte similitudini poi alla fine con la medicina umana, sì, no? Sì, sì. Non è questo. Ecco, allora, visto che abbiamo ancora un po' di tempo, mi volevo soffermare col dottor Lopolito su quelle patologie che sono un po' più frequenti, diciamoci anche la verità, sono anche quelle che un po' allarmano e anche di parecchio i padroni. Certo, certo. Ovviamente sono tante le patologie che noi vediamo quotidianamente. E possiamo dividere in base all'età del cane, così come in medicina umana c'è la pediatria, c'è la geriatria, anche in medicina veterinaria noi vediamo delle patologie che variano in base all'età dell'animale. Nei cuccioli, per esempio, come abbiamo già detto prima, fanno da padrona le malattie infettive che sono vaccinabili, oppure l'ingestione di corpi estranei o di tossici che sono proprio tipiche di questa età. Oppure, se vogliamo parlare per esempio di cani o di gatti anziani, le patologie più frequenti sono quelle metaboliche, per esempio il diabete,
oppure l'insufficienza renale, perché come il nostro organismo invecchia, anche il loro organismo invecchia. E molto dipende anche dallo stile di vita che l'animale ha fatto, dall'alimentazione o da una predisposizione genetica. Per esempio nel cane anziano, ma anche nel gatto anziano, è frequente l'insufficienza renale. Che può essere acuta oppure può essere cronica. Molto importante è controllare ad esempio sempre la quantità di acqua che beve l'animale, nonché anche la quantità di urina. I primi segni, diciamo, che possono essere un campanello d'allarme sono rappresentati da, da un aumento della sete e da un aumento dell'urinazione, così come se parliamo del diabete. Potremmo avere aumento della sete, aumento dell'urinazione e aumento anche dell'ingestione di cibo. Infatti viene detta la malattia delle 3P, polifagia, poliuria e polidipsia. Questi sono i segnali tipici? Insomma, non bisogna trascurare. Sì, sì, che nel cane anziano bisogna tenere sott'occhio. Uno dei primi sintomi che l'animale ci mostra è che mangia di meno. Quando un animale è abbattuto, generalmente che può essere dovuta ad un'ipertermia, quindi ad una temperatura corporea alta, che può essere dovuta ad un'infezione o ad altre cause, l'animale che fa? Va incontro ad una disoressia, quindi mangia di meno, beve di meno e quindi in questo caso deve essere portato dal veterinario e deve essere appunto valutato. Questo accade, sì. Le diceva, negli animali, insomma, più anziani, no? Poi sì, sì. Però può anche, non so se durante la vostra esperienza professionale vi sia mai capitato di trovare magari un giovane animale, che ne so, col diabete. Perché magari ha sbagliato... No, per esempio, così come in medicina umana, anche in medicina veterinaria, ci sono delle forme di diabete che sono immunomediate, ovvero il pancreas viene visto come estraneo dall'organismo stesso. Non lo riconosce e quindi viene colpito da autoanticorpi che provocano quindi una degenerazione di questo organo, una riduzione della produzione di insulina e quindi il diabete nel cane o nel gatto. In questi animali vanno trattati mediante un'alimentazione corretta per animali diabetici e anche farmacologicamente mediante la somministrazione di insulina. Ovviamente è un qualcosa che va monitorato costantemente mediante misurazione della glicemia e mediante somministrazione di insulina da parte del proprietario e mediante degli esami ematologici di routine che vengono effettuati per valutare lo stato di salute generale del cane. Insomma, i classici controlli, sì, no? anche per vedere l'andamento della malattia. E invece nel gatto qual è? Allora, nel gatto anche qui l'insufficienza renale, anche qui il diabete, oppure i disturbi epatici nel gatto, ad esempio la lipidiosi epatica, oppure problematiche a livello dei dotti biliari. Nel gatto giovane invece una patologia che mi viene abbastanza in mente sì, è dovuta all'ostruzione uretrale che rappresenta una vera e propria emergenza clinica, ovvero sì, il gatto maschio soprattutto se castrato e soprattutto se alimentato non correttamente, ritorniamo sempre all'alimentazione, può andare incontro appunto alla formazione di calcoli o di cristalli che vanno a tappare l'uretra e quindi il gatto non riesce più ad urinare. Di conseguenza si deve intervenire chirurgicamente? No, chirurgicamente no, inizialmente si può intervenire sia con la terapia medica sia mediante delle manovre di disostruzione del gatto. Sì. Alla chirurgia si ricorre come estrema ratio. Insomma, quando le manovre tutto quanto. Sì, insomma, dottor Tiano, questa alimentazione, insomma... Sì, sì, la troviamo dappertutto. In realtà l'alimentazione è alla base di ogni cosa, per prevenire anche molte patologie. Esatto, questo le volevo chiedere. Vogliamo concludere dando i consigli per la prevenzione anche in campo odontoiatrico per gli animali? Sì, intanto i denti non vanno spazzolati 3-4 volte a settimana, come dicevamo prima, ma almeno una volta al giorno. Meglio farlo subito dopo che l'animale ha mangiato.
Poi Magari dopo l'alimentazione. l'ultimo pasto, mi Esatto, immagino, no? sì, dopo l'ultimo pasto, questo è fondamentale. Poi ovviamente una corretta alimentazione, ancora meglio se alimentazione tipo secco, così aumenta la masticazione, e poi evitare ogni oggetto, gioco che può andare a rovinare appunto lo smalto dei denti. Queste sono le tre cose fondamentali a cui fare riferimento. A me non piace utilizzare frasi già fatte, però mai come per le patologie della bocca, prevenire è molto meglio che curare. È vero, anche perché poi le conseguenze, sì, dobbiamo salutare, le conseguenze sono anche come per noi uomini, insomma, nei cani, per esempio, le conseguenze di una malattia parodontale può essere, che ne so, la frattura Sì, è devastante perché poi da lì possono instaurarsi diverse patologie anche a livello sistemico, quindi diabete mielito, miocarditi, endocarditi, epatopatie, per cui non è solo un problema locale, ma un problema poi generalizzato. Certo, e quindi insomma è importante. Ci sarebbe ancora tanto da parlare, ma anche per voi la stessa promessa, insomma, di rivederci Sicuramente, senz'altro. prossimamente sui nostri schermi, anche questo per non usare una frase fatta. E grazie comunque di averci regalato Grazie questa a voi. interessante, puntata di Salute e Benessere. Grazie a voi amici per averci seguito. L'appuntamento è a mercoledì prossimo. Buona serata.